Ovunque nel mondo, Royal Canin sviluppa con passione il territorio della nutrizione e salute al servizio del benessere dei cani e dei gatti. Royal Canin, con i suoi prodotti di qualità ineguagliata, è un'azienda unica e veramente differente. Il giudice Boris Shapiro, che accogliamo con un grande applauso, a giudicare il Best in Show finale di questa esposizione. Bene, adesso invitiamo ad entrare per il Best in Show il vincitore del primo gruppo, Welsh Corgi Pembroke. Il vincitore del secondo gruppo, Montagna dei Pirenei. Il vincitore del terzo gruppo, The Lakeland Terrier. Il vincitore del quarto gruppo, il Bassotto Nano Peloduro. Il vincitore del quinto gruppo, Piccolo Spitz. Il vincitore del sesto gruppo, il Basset Hound. Il vincitore del settimo gruppo, l'Irish Setter. Il vincitore dell'ottavo gruppo, American Cocker. Il winner del nono gruppo, il Maltese. E infine il vincitore del decimo gruppo, l'Whippet. Buon lavoro al giudice Shapiro. Ed ecco il giudice Shapiro che osserva il movimento del Welsh Corgi Pembroke. Guardate, per tutti gli Ender in questo momento è un momento di grande tensione, perché sono arrivati alla fine e qui si gioca un po' il tutto per tutto. È la volta del winner del secondo gruppo. Il Montagna dei Pirenei è una razza che non si vede così facilmente. Ecco il movimento, applaudiamoli. Sono tutti finalisti questi. Sono i migliori in assoluto di tutti i loro raggruppamenti. Meritano tanto, tanto, tanto rispetto. Ed ecco il winner of Terrier Group, Lakeland Terrier. Queste razze nella maggior parte dei casi vengono strippate a mano, cioè non si usano forbici ma degli speciali attrezzi per togliere il pelo e dare la forma al cane. È un lavoro certosino, ve lo garantisco. Come altre molte razze, non solo loro. Ecco il movimento delle Lakeland Terrier, applaudiamolo. Bene. Sempre in attenzione con questi giochini fippini che gli handler hanno in tutte le tasche. Ed è la volta del bassotto tedesco, pelo duro, altro cane che viene strippato, come vi dicevo prima, non con le forbici ma con questi speciali strippini pelo a pelo.
cani prevalentemente da tana, i bassotti, entrano nella tana e affrontano la volpe o il tasso o l'istrice. È per questo che sono bassi, lunghi, agili, che si possano rigirare all'interno di queste strette tane sotterranee. Esistono anche delle prove di tana in cui vengono simulate la caccia. È la volta di questo piccolo spolverino, un piccolo spitz. È un cane di tipo spitz o primitivo, per l'appunto, come dice il nome. Sono molto eleganti nel loro movimento. Bene, anche il quinto gruppo, il vincitore, è stato passato all'esame. Vedete, il giudice guarda prima il cane in stazione, poi il cane in movimento dal davanti e dal di dietro, e poi durante il giro ha la visione laterale del cane. Bene, è la volta del Basset Hound. Bene, un applauso, bravi. Oh, un po' di partecipazione. Guardate che qua, arrivare a questo punto per un espositore è già una grande vittoria. E ora la volta del vincitore del settimo gruppo, The Irish Setter, è il setter rosso. Vedete questo colore uniforme? Bene, il visione laterale, dopo averlo visto di fronte e di lato. Ottavo gruppo, American Cocker, detto anche Cocker americano, è un cane caratteristico nel suo muso, nel suo garrese rampante. Vedete come sembra in salita in pratica. Oramai con la coda integra, non viene più tagliata. Un lungo mantello folto. Guardiamo adesso il movimento del cocker americano. Il giudice Shapiro attentamente lo osserva dal di dietro, dal davanti e... Un attimo di attenzione, in questo momento si valuta l'espressione del cane, perché ogni razza ha una sua espressione caratteristica, e poi lateralmente. Siamo al nono gruppo, gruppo della compagnia, il maltese, il bianco maltese. Il giudice valuta oltre alle fattezze del cane, qui bisogna toccare perché c'è il pelo, per cui si possono nascondere molte cose, e anche la qualità del pelo stesso, che è importantissimo per lo standard di razza. E ora la volta del movimento posteriore e anteriore, dal di dietro, dal davanti. Attenzione, l'espressione, e voilà, e adesso si vede il movimento laterale.
Tutti i cani vengono veramente giudicati nella stessa maniera, dando a tutti la stessa attenzione. Ultimo raggruppamento, i levrieri, i cani da corsa, cani nati per la caccia da corsa. Questo è un whippet, venivano usati per la caccia, il coniglio selvatico alla lepre. Poi col passare degli anni vennero usati soprattutto i greyhound e i whippet per le corse al cinodromo. Cane elegante, veloce, dalle linee slanciate, sono un po' le Formula 1 della cinofilia. Vedete questa costruzione arrotondata della groppa, in realtà serve per galoppare molto più velocemente ed avere una grande spinta del posteriore. Bene, siamo arrivati al momento finale. Una preselezione. No, li mette in ordine di altezza probabilmente per poter fare un giro. Ed ecco a voi, montagna dei Pirenei, Irish Setter, Whippet, Cocker americano, Basset Hound. Applaudiamo e facciamo un grande applauso. Accompagniamo questo giro con un applauso che è ai vincitori dei 10 raggruppamenti. Continuiamo con questo applauso finale. Stop. Bene, accompagniamo con un applauso l'uscita di tutti i cani che verranno richiamati secondo la vincita. Grazie. Potete uscire da dove siete entrati. Prima di dirvi i vincitori di questo Best in Show, il presidente Carlo Giardina mi invita a notiziarvi del fatto che esiste un altro gioco dopo questo, che è il Supreme Best in Show. In pratica si disputerà il Best in Show fra il cane di ieri, il cane di oggi, e sarà giudicato da 3 giudici. Mi avvicino al grande giudice amico Boris Shapiro e mi faccio dire i cani vincitori. Prego di entrare per porsi e collocarsi al terzo gradino del Best in Show finale. Non vorrei sbagliare. Il maltese, accogliamolo con un applauso. Un giro di ring per il terzo classificato al Best in Show, piccolo grande maltese, razza tutta nostra italiana. Grazie. Al secondo posto, me lo faccio dire 3 volte, non voglio mica fare la figuraccia di prima, me lo ricordo, ma dovrebbe entrare correndo Whippet. Un giro
Ah sì, che poi dopo riusciamo a bere qualcosa dopo questo. Brindiamo. Ui, per secondo, bravo. Piacerebbe sapere chi ha vinto, eh? Io lo so. Vincitore del Best in Show, giudicato dal giudice Boris Shapiro, che ringrazio immensamente, e che sarà premiato dal presidente Carlo Giardina e dal presidente, e qui ci sono troppi presidenti, ma è così, sono due gruppi, professor Nicola Iannelli, sono due miei cari amici, per favore, sono tutti e tre i miei cari amici, un applauso. Siete pronti? Che vi piaccia o meno, però applaudite come dei pazzi, perché sennò non ne siamo in Sicilia. Il Lakeland Terrier! Un giro, grazie, con il piccolo Terrier. Bene, foto di rito. E dopo la foto di rito invito tutti i giudici per un'altra foto finale col Best in Show, grazie. Ok, facciamola tutti insieme.